Salve amici, eccoci qui, ben ritrovati. Allora, abbiamo detto prima nell'altro video di manga, ma siccome non tutti seguono i manga, ma c'è chi ama solo i supereroi, diciamolo anche a loro. Esatto. Però sono arrivati tutti, vero questi? Sì, sono arrivati tutti, tranquillamente. Tutte le novità, perché c'è stato un problema col corriere, quindi un po' di roba è arrivata oggi, esatto. Un po' arriverà domani. Comunque, domani pomeriggio troverete naturalmente tutto. Prima di passare alle novità, passiamo alle novità di alcune action figure, una breve carrellata delle nostre action figure. Qui, guarda che ci abbiamo, guarda com'è bello questa bellissima statua in resina, disegnata e realizzata attraverso Iacovitti, uno dei grandi artisti e fumettisti italiani che abbiamo avuto. Ecco. In questo caso rappresenta Zorro Kid, edizione limitata e numerata. Per rendervi l'idea delle proporzioni della sua grandezza, mettiamo vicino altra novità che è arrivata. Della Pop, che è Snoopy. Snoopy. Ecco qua, questa è la proporzione. Quindi, come vedete, è anche una bella statuina. Il prezzo mi sembra prezzo abbastanza interessante. Poi è arrivato appunto questo Pop di Snoopy. Esatto. Come novità. E poi vi vogliamo far vedere questa carrellata. Allora, parliamo subito per quanto riguarda le tre action figure che riguardano il mondo di Assassin's Creed. Esatto, sono tre belle action figure, come vedete, immagini interessanti, belle, costano. Andiamo dai 34 euro ai 54 euro per quanto riguarda Assassin's Creed Syndicate, quella con lampadario, esatto, esatto, costa un po' di più, però insomma il prezzo mi sembra abbastanza abbordabile e diciamo che anche le action figure sono molto molto belle, un'ottima resa realistica, sì. Poi naturalmente abbiamo anche Kativik, eccolo qua Kativik, anche questo è un'edizione limitata, non numerata ma limitata, sempre realizzata in resina con una bellissima design. Ecco, benissimo. E questo per quanto riguarda le action figure, mi sembra che abbiamo presentato tutto. Un piccolo cenno. Esatto. A questo punto facciamo subito un conto alla rovescia. 3, 2, 1, via con le immagini! Abbiamo visto velocemente tutte le anteprime delle copertine di quello che vi stiamo per presentare, ma entriamo nei dettagli. Partiamo subito con il numero 1. Allora, questo è il numero 9 per quanto riguarda Harley Quinn e la Suicide Squad. Bene. Qui le avventure della nostra criminale più sexy e più amata continuano e si aggiunge un nuovo personaggio nella Suicide Squad. Che arriva un nuovo, però non lo diciamo chi è, lo vedremo. Poi continua le avventure di Lanterna Verde, numero 45. Ecco. Andiamo avanti. Vedi, qui ci siamo col prezzo. 3,95 euro. Eh sì, è un prezzo abbordabile. 3,95, insomma, ci sono le pagine, ma io quando arrivo qui, poi voglio vedere se ci stanno. No, non ci stanno. Però ci sono stati volumetti del genere, sì, dei spillati, con prezzi da 6,95 euro. Cioè, con 5 pagine. Esatto. Andiamo avanti. Ora abbiamo il numero 45 invece per Batman. Oh, Batman, il nostro personaggio seguito. Il nostro supereroe preferito. Fra un po' lo rivedremo al cinema con Superman contro Batman. Quindi perché no? Bene. Iniziamo a leggerlo e a recuperare i numeri che esatto. Supereroe. Cavaliere Oscuro. Esatto, numero 38. 38, Cavaliere Oscuro, tutti lo conoscono. Niente da aggiungere, niente da dire. Niente da dire, via. Mentre, suon di campanello. Arriva il numero 1 anche qui, vai. Chi abbiamo? Qui abbiamo il numero 1 di Devil e Cavaliere della Marvel, ovvero i maestri del Kung Fu. Ma avevamo già annunciato nelle settimane precedenti. Devil. Devil.
che tutte le testate della Marvel hanno subito un cambiamento a causa del tema e della storia che attualmente ci sta invadendo, Secret Wars, ed Evil è l'ultima delle testate che aspettavamo. I disegni si sono fatti un po' più semplici, un po' stile giapponese. Sì, infatti lo vedo. Bello, ma ha avuto un cambiamento drastico rispetto alla testata prima. Comunque questo è La Vendetta di Shang-Chi. Sì. Bene. E all'interno abbiamo anche l'ospite d'onore, Ghost Racer. Dov'è? Sì. Faccio vedere. Eccolo. Adesso ci siete una chicchina, però. Eccolo qua, cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Eccolo qua. Bene. Andiamo avanti. Abbandoniamo un attimo i supereroi, poi ci ritorneremo. A te. Cover A, cover B. Per quanto riguarda il numero 6 di Darth Vader. Bene. Quindi parliamo di Star Wars, la testata cattiva di Star Wars. Bene. Stavamo in pensiero che dico, come mai che non esce Star Wars? Infatti prima di continuare con supereroi, facciamo vedere che anche questa settimana Star Wars è uscito. No, ed è altre presente. Altre novità ci aspetteranno. Bene. Ecco, ritorniamo alla Marvel, l'ultimo fumetto della Marvel che presentiamo è il numero 2, e invece per quanto riguarda il mondo di Hulk, o meglio di Planet Hulk. In edicola, in fumetteria. Potete trovarlo tranquillamente. È meglio che lo trovano in fumetteria. Meglio fumetteria, perché libreria si trovano i libri, fumetteria i fumetti. No, poi sai, in fumetteria c'è Gabriele che vi spiega, vi racconta tutte le storie, perché lui le sa tutte. Lui, o almeno cerchiamo. E quando non lavora, si informa per essere presente a raccontarvi. E aiutarvi il più possibile. Ecco. Andiamo avanti. Allora, chi è questo? Qui siamo sempre nel mondo dei supereroi, però in realtà un brussurato, un bellissimo brussurato, che arriviamo al numero 3. Ah, questo è quello famoso, sì, mi ricordo. Questo è Uber. Campo di battaglia, il mondo. Cioè, questo è di che tratta? Allora, questo tratta di supereroi alternativi. Sì, però non è male. In un periodo quasi fra il nazismo e il fascismo. Facciamo vedere se riusciamo a far vedere qualche immagine ai nostri amici. I disegni sono, penso, incredibili. Sì, sono molto belli. Da due autori del mondo della Marvel hanno realizzato questa bellissima serie. Invincibile! Numero 25. Eccolo qua. Quindi Kirkman questa settimana ci regala un nuovo numero di questo supereroe che piano piano ci sta avvolgendo, conquistando. Un universo che siamo rimasti stupiti, e saranno anche disponibili per noi in prenotazione anche eventuali cofanetti per chiudere la serie. Esatto, però dovete prenotarli. Esatto. Perché se no non li trovate. Passiamo sempre per caso a salda pressa di A Trama. Cos'è? O Trauma. È un fumetto strano, alternativo, molto strano, inquietante, particolare. Incontrerete mostri, adolescenti ed altre creature dalla notte dalle quali non saprete cosa aspettarvi, e sarà meglio che teniate sempre con voi qualcosa di rozzo e affilato nel caso i fatti prendessero una piega pericolosa. Questo libro conduce dove portano le malizie e poi vi abbandona lì, nudi al buio e a contestare con il braccio dolente il peso di una testa mozzata. Mamma mia. E splash. Attenzione. Splatter. Splatter con disegni molto particolari. Sì, i disegni sono particolarissimi. Sì. Facciamolo vedere. Semplici. Sempre per quello che riusciamo a far vedere. Eccolo qua. I disegni sono fatti molto semplici, molto nitidi, però c'è un bellissimo contrasto cromatico di questo bianco e nero, di questo lucido opaco. Sì. Bene, andiamo avanti. Questa è una grandissima novità, quindi suoni campanello. Un cartonato. Volume numero 1. E c'è tutto così cartonato, quanti saranno? Ancora non si è prevista l'uscita, dovremmo essere sui tre volumetti.
Beh, quindi. Mark Miller ci presenta Jupiter's Legacy. Che parla di? Supereroi. Supereroi? Sì. Sono dei supereroi nuovi, particolari. Volume 1. Volume 1. Ci sono stati periodi più semplici per i supereroi. Un tempo, nonostante la difficoltà, era facile distinguere quale fosse il fine ultimo degli eroi, il bene della comunità. Oggi il mondo è cambiato, nuove crisi lo minacciano e forse servono supereroi diversi, più spietati, ma certi valori sono duri a morire. Bene. Chloe e Brandon, nuovi protagonisti, nuovi supereroi per un cartonato con autori tutto veramente colori. Importanti. Eccolo qua, Zack. Ecco qua. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. È uscito il numero 2 di Miracle Man e l'età dell'oro. Bene. L'abbiamo visto il mese scorso, è il comics, il continuo di Miracle Man che avevamo già conosciuto qualche anno precedente di Alan Moore. Questa è un'interpretazione di Neil Gaiman e di Buckingham. Bene. Proseguiamo. Proseguiamo e andiamo con uno dei supereroi nostri, italiani. Ratman! Ratman gigante. Eccolo numero qua. 24. Le avventure del nostro topo, del nostro supereroe Topolino. Esatto, qui nelle veste di supereroe, quindi esatto. Proseguono. Bene. Ma abbiamo la novità. Penso per eccellenza, la più bella di tutte finora. La più simpatica, allegra. Sì. Proprio adatta per San Valentino, un'uscita proprio eccolo per di San Valentino. Snoopy, eccolo qua, è uscito sia il pop-up. Sia il pop-up. Che il magazine. Il magazine. Di Snoopy. Esatto. Che questo mese in regalo abbiamo le spille sì, del personaggio. Insomma, ragazzi, non è da poco. Quindi le varie spillette. Dentro c'è anche uno poi, speciale. Esatto, il videogioco di Snoopy gioca con noi, scopri come all'interno. Esatto, poi c'è uno speciale su San Valentino. Sì, crea la tua Valentina. Guarda, anche le maschere di carnevale ci sono. Le maschere di carnevale dentro. Insomma, ragazzi, quanto costa? 4,50€. 4,50€, non ve lo è il numero 1. È il numero 3 della serie. Questa. È il numero 3. Comunque, questo non ve lo potete perdere assolutamente. Assolutamente. Bene, vi ricordiamo che, come già detto altre volte, giorno di chiusura è mercoledì, non venite il mercoledì, e a questo punto non ci rimane che salutarvi, darvi l'appuntamento al prossimo video. Ciao amici, ciao a tutti. Ciao.